usata perché c'è sempre un nostro prodotto del caffè editrice, sono una persona. Di essere qui per me è il ricordo, l'amore per la mia Campi, e in modo particolare per Nicolino, perché Nicolino parla di Campi, e questo è fondamentale in questo momento dove spesso la memoria si perde. Io ringrazio tutti, così proprio non dimentico nessuno, sono contenta di essere in questa sala in onore di Gian Mario Sgattoni, e noi siamo reduci proprio dal premio Sgattoni, e Nicolino lì è stato anche premiato proprio per un racconto sul Natale. E questo per introdurre Nicolino, perché lui scrive molto i racconti, e noi, prima di parlare della collana, volevo far vedere questa ultima produzione uscita a dicembre scorso, che è Scarpe Infangate. E qui lui ha parlato veramente della Campi che non c'è più, e io mi sono sentita emozionata e commossa, perché ho rivisto le persone che io conoscevo. E quindi da questo libro poi, cioè, il libro è stato fatto per aiutare anche la ricostruzione un po' della chiesa di San Pietro, ed è stato anche letto molto dalle scolaresche. Questo è anche un'altra soddisfazione, perché far conoscere la memoria, un progetto didattico, è veramente importante. E un progetto editoriale nato per far conoscere con facilità e immediatezza il territorio teramano, ricco di beni culturali. Io mi auguro che in futuro non sia solo teramano, ma lo possiamo allargare un po' tutto l'Abruzzo. Questa mattina ho riletto un'intervista, se mi permettete due pezzettini, perché rappresentano proprio il cuore della collana, e te lo voglio leggere, cioè lo voglio condividere con te e con loro, perché ho ritrovato proprio i due punti cardini della collana: la memoria e l'Abruzzo. Ed è un'intervista che Simone Gambacorta fece a Lucia Marconi, e siccome stiamo rieditando La donna di carbone, e noi l'abbiamo rimessa in questa produzione, e io nel rileggerla mi ci sono ritrovata molto, e proprio due pezzettini veloci. Quindi la memoria, il ricordare è la cosa più bella che l'esistenza abbia donato agli uomini, e la nostra infanzia, gli affetti, la casa, le favole, la fede, il cibo, gli oggetti, le persone, il linguaggio, le costumanze. Se non ricordassimo, vivremmo davanti allo spettro del niente. Ogni uomo dovrebbe scrivere una storia, un ricordo del proprio vissuto. E qui io ho visto lui. Poi, per quanto riguarda invece l'Abruzzo, quindi il nostro territorio, l'Abruzzo, meglio di tante altre regioni, riesce a legare gli uomini al passato. Forse la sua posizione geografica, con le montagne, le grotte naturali, i briganti del passato, i pastori, i paesi abbandonati, l'artigianato, il cibo, e torna questo terzo volume, il mare e l'arte, l'arte intesa in tutte le sue forme. E quindi noi stiamo su questa strada. Lui, quando ha deciso e mi ha proposto questa collana, io ho accettato subito. Siamo partiti proprio con la Scala Santa di Campi, non poteva essere diversamente, e poi a San Pietro in Campovalano, e adesso con appena dopo un anno Dalle Botti alle Pagine, che sarà il libro di cui si parlerà questa sera. La collana si intitola Briciole di Sole, briciole perché sono piccoli libri, piccoli racconti, ma intensi. E abbiamo deciso anche di fare questo marchetto pensando alla presentosa abruzzese, divisa a metà, e dentro abbiamo scritto il titolo, perché la presentosa rappresentava proprio il sole. Io sono molto grata a lui, sono grata a voi per quello che fate per Campi, continua insieme, perché mi ci metto anch'io nella mia piccola, cioè con la mia piccola parte, a portare avanti tutto quello che si riesce a fare. Vi ringrazio di nuovo e buon proseguimento.